Stasera siamo qui stasera con i vittoriosi di questa prima semifinale, ovvero l'FC Casanovo. Il protagonista di questa partita, come tutti gli altri d'altronde, è Gianluca Esposito. Hanno fatto una grandissima partita. La squadra avversaria è comunque abbastanza disorganizzata. Loro hanno giocato molto molto meglio, hanno fatto girare palla e sicuramente questo giro palla, questa tecnica e questa affinità che ormai c'è fra questi giocatori sarà importantissima per la finale della settimana prossima. Cosa ne pensi? Questo giro di palla è importantissimo, però deve servire pure la condizione fisica, perché con questo caldo siamo un po' acciaccati, chi ha mal di schiena, chi ha mal di ginocchio, poi Gioele con il mal di molare, però comunque Il quando c'è mal la di voglia molare è bello, il mal di molare. quando c'è la voglia di giocare uno scende in campo e dà il 100%, anche se non sta al 100%. Siete già in finale, la prossima semifinale sarà tra Poggioreale e Medad. Chi speri di acchiappare? Non ti nascondo che sto facendo un pensiero che ci potrebbe essere anche la macchia, la famosa macchia quando uno si gioca la bolletta, no? Magari tipo, che ne so, Ucarpi va a Torino e vince Quindi con la stai Juve. pensando che Eh sì, praticamente il Poggioreale potrebbe perché fare la paccia e potrebbe passare? la macchia. Sì, perché il pallone è rotondo, cioè è vero che Medad è ormai una squadra affermata per 3 anni, si è classificata come prima, è sempre campione. Però L'imbattibile Medad, ormai tutti ne parlano su questo campo perché non perde mai, non vuole lasciare veramente spazio a nessuno, no, ma però. fa bene perché è come la Juve ormai si è stampata lo scudetto sulla pelle, no, non più sulla maglia ma sulla pelle, perché ormai sappiamo che è una squadra che Più ha forte la d'Italia. mentalità vincente, quindi i Medad sono fatti così, Va devono bene, vincere. allora vedremo la settimana prossima chi avrà la meglio e soprattutto quale sarà la prossima avversaria, l'ultima avversaria di questo torneo. Ciao ragazzi.